42. Oh, bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica video dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco e in questa nuova puntata parleremo di Nihon, ovvero l'ultimo titolo del Team Ninja e di Koei Tecmo sviluppato in esclusiva per PlayStation 4. Questo titolo pesca a piene mani da quella che è l'eredità della casa di sviluppo stessa, quindi del Team Ninja e di Ninja Gaiden, con tutto ciò che ha significato per l'industria dei videogiochi, ma anche da un nuovo filone molto di tendenza, molto amato dai giocatori, che è quello dei Souls-like, inaugurato, se così vogliamo, dalla serie Dark Souls di From Software. Stiamo parlando di videogiochi d'azione con elementi anche ruolistici, molto hardcore, non adatti a tutti i palati e che si caratterizzano anche soprattutto per un livello di difficoltà e di sfida molto alto. Di Nioh comunque abbiamo parlato già approfonditamente con la nostra recensione, quindi se foste curiosi di sapere qualcosa in più nello specifico sul titolo, di capire se possa fare o meno al caso vostro, andate pure a recuperarla sul sito. L'argomento di cui andremo a parlare invece in questa puntata di Gamecast è molto più spinoso e riguarda in maniera collaterale Nioh, in maniera diretta tanti altri titoli per cui è avvenuta più o meno qualcosa di simile. Qual è il casus belli? Il casus belli è dato dalla petizione che chiede di portare Nihon su PC. Questa petizione, bene o male, è soltanto una nel mare magnum di richieste o comunque di post che intasano i forum, i social network e i siti delle testate di settore, con la pretesa da parte dei PC gamer di avere sui PC anche tutte le esclusive riservate invece alle console. Ma allora io mi chiedo, se già queste console, nella fattispecie PlayStation 4 e Xbox One, sono a conti fatti dei PC sfigati e hanno avuto bisogno anche di un boost prestazionale con delle versioni riviste delle stesse dopo neanche 3 anni dall'uscita, ma almeno i titoli in esclusiva glieli vogliamo lasciare come valore aggiunto rispetto a un PC per giocare? Ovviamente questa è una provocazione abbastanza grossa, ci sono tanti aspetti per cui una persona può preferire giocare su console piuttosto che su PC, ma dal mio punto di vista negli ultimi tempi, o comunque da quando questa nuova generazione di console si è affacciata sul mercato, c'è un po' troppo una corsa alle specifiche tecniche, a chi ce l'ha più lungo, no? A chi riesce a fare giochi, o meglio a far girare i giochi in maniera migliore, in maniera più raffinata, con una definizione più alta, con un frame rate più stabile, su delle macchine che a conti fatti, quando dico che sono dei PC castrati, è perché l'architettura di sistema hardware di queste nuove console è a conti fatti quella di un PC, a differenza di quanto ancora avveniva con PlayStation 3 e Xbox 360. Le esclusive e i titoli esclusivi su console, dove Microsoft in questo periodo è molto più carente, anche perché sicuramente, spero, avrà delle carte ancora da mostrare, magari in concomitanza delle 3 di Los Angeles, per quella che è la nuova strategia in ambito console con l'arrivo anche di Xbox Scorpio a fine anno. Bene, queste esclusive rappresentano invece per Sony al momento il vero punto di forza, il vero valore aggiunto che può giustificare per un utente che possa permettersi l'acquisto anche di un PC, l'acquisto di una console. Perché non è verosimile neanche richiedere il passaggio di un'esclusiva di questo tipo, che può essere Nioh, come può essere Bloodborne, come può essere Uncharted 4 o uno qualsiasi dei titoli che sono stati sviluppati in esclusiva per PlayStation 4 piuttosto che Xbox One, esclusivamente o comunque anche sulla piattaforma PC. Bene, se per Microsoft il discorso è abbastanza diverso, visto che tende ad unificare da un po' di tempo a questa parte l'ambito console con quello PC in virtù di un ecosistema Windows, no, del proprio sistema operativo, del software, che è ciò che importa vendere principalmente a Microsoft, non potete pretendere che Sony faccia la stessa cosa. Sony ci mette i soldi per pubblicare e per far sviluppare dei titoli in esclusiva ed è giusto che quei titoli vengano venduti in esclusiva su PlayStation. Come nessuno di voi si sognerebbe mai di pretendere da parte di Nintendo che i propri titoli first party oppure sviluppati da studi terze parti come Monolith vengano pubblicati anche su PC, allo stesso modo non lo si può pretendere nei confronti di Sony. Si tratta di attori di un mercato
di cui abbiamo già parlato, essere molto più piccolo di quello che invece pensiamo e nel quale ci si deve mangiare un po' le briciole a vicenda. Resto inoltre dell'idea che i titoli in esclusiva sviluppati per le console, anche lasciando fuori da questa analisi Nintendo e il suo modo di fare videogiochi, restano comunque i titoli in cui gli studi di sviluppo si impegnano maggiormente, in cui magari hanno un budget più forte, perché ovviamente Sony spinge i propri titoli in esclusiva, come è giusto che sia, per vendere la propria macchina. E poi, concludendo con estrema franchezza, mi tocca rilevare a tutti i giocatori PC che così animosamente cercano, firmano petizioni e vogliono il passaggio di un'esclusiva console anche su computer a tutti i costi, che con il costo di una PlayStation 4 ci si compra a malapena una scheda video. Quindi, se sono ben disposti a spendere soldi per il mercato PC e per potenziare il proprio PC con l'acquisto di nuove componenti, e non possono fare a meno di giocare a Nioh, beh, possono investire comunque quei soldi in una PlayStation 4 e giocare al titolo, che comunque offre una scalabilità abbastanza importante, molto più di tanti altri titoli, e come prima probabilmente solo Rise of the Tomb Raider aveva offerto su PlayStation 4 Pro, quindi con la possibilità di giocare, se lo si vuole, con una risoluzione maggiore, con più dettagli a schermo o con un frame rate più stabile che arriva anche a 60 fotogrammi al secondo fissi e granitici, che per un titolo di questo genere sono perfetti. Adesso, prima che mi ammazziate nei commenti, sono stato volutamente provocatorio in questo video perché vorrei discutere un po' su questa cosa. Cosa spinge, secondo voi, gli utenti di una determinata piattaforma ad avere quasi questo astio nei confronti delle altre, delle esclusive, quasi un rosicare continuo e un essere invidiosi quando c'è un successo di un titolo, invece che apprezzarlo in quanto videogioco e cercare, qualora lo si possa fare, di giocarlo semplicemente. Che cosa anima realmente questa console war o questa guerra tra il PC gamer e i giocatori console? Perché non si riesce semplicemente a giocare sulle piattaforme che tutti preferiamo, al di là di quella che ovviamente è la limitazione economica del doverle comprare tutte nel caso in cui si voglia giocare ad ogni videogioco? Bene, fatemi sapere la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate, se anche secondo voi le esclusive console hanno senso d'esistere ed è giusto che continuino ad esserci, oppure se preferireste che tutto venga sviluppato a prescindere anche per PC e siete quindi per la tesi contraria, argomentandomela magari, perché mi divertirebbe anche capire perché la pensiate in questo modo. Anche per questo episodio di Gamecast abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like, iscrivetevi ai nostri canali YouTube, leggete il magazine e mettete un mi piace alla pagina Facebook di Lega Nerd. Se invece volete seguire me personalmente, trovate come sempre i contatti qui di sotto. Ciao a tutti e ci vediamo in un prossimo video.